Eccoci qua, amiche della fioraia, buongiorno. Non so se vi ricordate ancora di me, è un po' che non ci vediamo, ma riparerò a questa mancanza. No, devo dire, effettivamente sono stata un'assente giustificata perché, come in tantissime altre famiglie, anche nella mia è entrato il mostro e quindi, siamo rimasti tutti quanti, diciamo così, un po' isolati e adesso, insomma, siamo tutti a posto, adesso ritorniamo a noi. E il problema principale appunto è che non è stato semplice appunto lavorare né organizzarsi, insomma tutto è stato un po' più complicato, però insomma dai, ormai fa parte del passato. Adesso ci guardiamo avanti e guardiamo al futuro, anche perché sono quasi un po' emozionata, che era veramente tanto che non ci si vedeva. Il giorno è anche un po' strano, perché in effetti il venerdì anche questo è un giorno un po' strano. Però insomma, dai, io ci tenevo tantissimo a farvi vedere quello che ho appunto un po' pensato durante questa lunga, lunga malattia, che poi non l'ho avuta io, ma insomma l'ho avuta praticamente insieme con quelli che l'hanno avuta nella mia famiglia. Allora, diciamo così, lo scopo, diciamo tra virgolette, hola, ecco qua. Ecco, adesso ovviamente mi viene da buttare l'occhio sui vostri commenti, perché io sono davvero contenta di essere qui con voi e davvero ho voglia di leggere le vostre cose, però capisco anche che poi insomma possa diventare noioso se io perdo troppo tempo a salutare e così insomma a scambiarmi così un po' così, di saluti, un po' di confidenze insomma con voi. Allora, una cosa la voglio fare, mamma mia, vedo le cose bellissime. Allora, una cosa la voglio fare ed è fare gli auguri ad un'amica carissima, ad Anna Reali, che appunto è la signora che ci ospita quando facciamo i corsi in Puglia, una creativa e una donna super, 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 super piena di entusiasmo, di voglia di fare, e quindi voglio fare gli auguri per il suo compleanno. E adesso voglio invece raccontarvi quello che ho pensato in questi giorni per voi. Allora, io ho iniziato appunto a proporvi delle fustelle e ho anche fatto qualche appunto creazione, qualche lavoro appunto con queste fustelle in modo che a voi potessero venire delle idee così. Però vedevo e leggevo tra le righe appunto dei vostri commenti, delle vostre cose, che cercavate qualche cosa di più da queste fustelle. Allora, prima che lo cercaste voi, l'ho cercato io per voi. Quindi ho preparato un videocorso dove ho fatto praticamente 11 ulteriori progetti, o diciamo così, progetti in più oltre a quelli che io appunto già vi avevo proposto in altre occasioni, 11 diciamo così, inediti, ricavati dalle fustelle principali, diciamo, che io sto vendendo e che sono l'anemone, il girasole e la dahlia. Beh, non sono ricordi di tre. In più, e questa è proprio di questi ultimi proprio momenti, ho voluto farvi una proposta anche con la fustella del tripudio. Quindi sono molto felice perché, oltre a essere riuscita appunto a trovare delle cose, ancora cose nuove, quindi guardate, il mondo delle fustelle, il mondo della lavorazione, c'era qualcosa che dovevo sapere? No. Era perché sono disonesta. Ah, ecco. No, perché voi sapete che io sono lobotomizzata qui e dipendo da quello che mi suggeriscono di fare. E appunto, siccome avevo visto la Caterina che si animava qua intorno, pensavo dovesse dirmi qualche cosa di nuovo. Andiamo avanti con le fustelle. Allora, le fustelle hanno un mondo dietro, perché io mi rendevo conto, fin tanto che le lavoravo, che avrei ancora potuto tirar fuori cose. Quindi, lasciamo anche che
le sagome che abbiamo in mano ci mostrino qualche cosa in più rispetto a quello che magari vediamo solamente guardandole. Allora, diciamo così, io ho realizzato per dare un senso a queste cose nuove, a questi nuovi 11 fiori che ho fatto, per dare un senso appunto a questi fiori, ho voluto fare delle decorazioni, ho voluto fare delle collane, perché so che le collane a voi piacciono sempre tanto e sono sempre una cosa che piace. Collane che, come vedete, adesso io ho messo una delle due, bensì tre, a dire la verità, ve ne presenterò comunque. Una l'ho indossata e, come vedete, io insomma ci do sempre abbastanza dentro, però dobbiamo anche pensare che andiamo incontro alla primavera, andiamo verso insomma un periodo in cui ci verrà anche voglia appunto di un po' di colore, di un po' di fiori, di un po' di cose. E poi, voglio dire, così con questa forma qua noi possiamo lavorare con altri oggetti da decorazione che adesso vi farò vedere. Allora, questa è la prima collana che verrà proposta nel videocorso. Quindi questo videocorso vi insegnerà a fare 11 nuovi progetti di fiori che verranno poi, e poi, dopo appunto aver fatto gli 11 nuovi fiori, li monteremo in due tipologie di collane che verranno sempre spiegate nel videocorso. Ecco, mi pare insomma che adesso di avervi fatto un quadro generale della faccenda. Allora, questa è la prima collana che io spiegherò appunto nel videocorso e questa è la seconda collana, sempre che io spiegherò nel videocorso con altri progetti di altri fiori. Ecco, a parte questo che è invece una nostra vecchia conoscenza, ma siccome era molto bella e molto, vedete, ecco, cioè, mi piaceva metterla appunto nella collana. Questa è la seconda collana che, come vedete, con tutte queste lavorazioni può essere poi lavorata in tante altre occasioni, può essere sfruttata appunto per intanto come cintura sicuramente, che è una cosa molto carina, e dopo anche appunto legata ad una borsa, così come anche questa, insomma, può essere appunto adattata ad una borsa così. Questa, per esempio, è molto carina anche per essere lavorata sulla manica. Sul manico di una borsa, su una tracolla, per esempio, potrebbe essere una cosa così un po' diversa, un po' nuova. Comunque, appunto, primo progetto questa collana, secondo progetto questa collana. Poi io voglio presentarvi anche il kit per realizzare queste cose, che non è esattamente un kit per fare solamente queste due collane, ma è un kit un po' più corposo, diciamo, in modo che voi possiate fare anche qualche cosa in più. È, diciamo così, come quelle box che vi avevo presentato, mi pare l'anno scorso, vicino appunto al videocatalogo. Vi avevo proposto delle box, al tempo erano small, medium e large, con dentro tantissimo materiale. Anche questa è più o meno su quel genere lì. Non è una box con la quale farete solamente i due progetti, però avete materiale in più per poter fare qualche cos'altro, nel caso appunto vi doveste ispirare per fare qualche altra lavorazione. Io vi voglio dare qualche spunto per queste lavorazioni, diciamo, che potete fare di diverso dalla collana, per esempio, perché, come ripeto, a me le collane piacciono tantissimo, però per questo non è che penso che tutte quante dobbiate amare le collane quanto le amo io, anche se la maggior parte delle mie signore hanno una grande passione appunto per le collane, per tutto quello che è la decorazione, diciamo così, l'accessorio. Però, insomma, ecco, ci può essere qualcuno che magari preferisce lavorarlo a casa. E poi dobbiamo pensare a una cosa che non è proprio da sottovalutare, sta a per arrivare la Pasqua. E questi tralci di fiori che hanno la caratteristica di essere morbidissimi. Ecco, la caratteristica di questi fiori che ho fatto nuovi, diciamo così, è quella di essere molto, molto leggeri, molto aerei, diciamo così. E quindi
Sono belli perché sono morbidi e possono essere messi intorno appunto all'uovo o farli scendere dall'uovo di Pasqua, insomma, quindi pensiamo anche ai nostri centrotavola per Pasqua, perché a Pasqua speriamo appunto sì di poterci sedere intorno ad una tavola con un po' più di serenità. Che dire, niente, io vado a presentarvi intanto il kit e dopo vi presenterò un po' di opportunità, diciamo, legate a questo kit, che è un kit, come vi ripeto, abbastanza nutrito, abbastanza corposo e che voi potrete acquistare con un piccolo sconto rispetto al comprare tutti i materiali singolarmente. Allora, che cosa c'è dentro il kit? Lo vediamo velocissimamente. Ci sono quattro rotoli di velluto nelle tonalità che io adoro: rosa antico, rosa, rosa chiaro e prugna. Questi sono, diciamo così, i miei colori, i colori della fioraia, che così, insomma, non ci sbagliamo. Poi abbiamo un pezzettino piccolino messo di ocra, perché ho fatto il centrale di alcuni dei miei fiori, di questi, delle collane che appunto voi troverete poi che troverete sul videocorso, e appunto un po' di ocra ci va. Comunque, insomma, qui ce n'è abbastanza per fare come centrali, ne potete fare in abbondanza, insomma. Poi c'è la licra verde, che questa non può mai mancare per i sepali e per tutto quello che ci può servire. Un pezzettino piccolino di verde, giusto per rivestire le capocchie della perla barocca. Avete un mazzolino di pistilli, bello nutrito. Abbiamo delle perle, delle, scusate, dei. Degli anellini un po' particolari, sono degli anellini un po' più grossi, un po' più lavorati, diciamo, in color, diciamo, bronzo, ma no, forse non è neanche il bronzo, brunito, un color brunito, e sono quelli che io utilizzo quando vado a fare le collane che stanno su un filo di velluto. Utilizzo questi passantini, diciamo così, per tenere unito il cordoncino che ho creato e per non farlo aprire in pratica. Quindi utilizzo questa serie di passanti. Poi ci sono, vabbè, gli anellini, che questi sono sempre un classico indispensabile per tutti i miei lavori. Ci sono delle capocchiette, che sono quelle che vanno a coprire, diciamo, la perla barocca, quella grossa. Poi abbiamo un pezzo di catena, che è quella che appunto ci servirà per fare questa collana. C'è del filo sottile, che è quello che ci serve come base per le collane. Ci sono delle perle, le perline vintage, che quelle non mancano mai. Ci sono delle perle un po' lavorate, che non so se voi potete vederle. Sono perle formate da altrettante piccolissime perline. C'è un po' di conteria. Ci sono 3 metri di filo animato, che questo è indispensabile. Poi ci sono le palline di carta, che sono quelle che ci servono per fare sia le perle barocche, sia per fare gli interni dei vari fiori, degli anemoni, eccetera, eccetera. Ecco, io adesso vi ho presentato il materiale che è contenuto nel kit, che il tutto, anziché 62 euro, sarà a 55 in questo, diciamo così, in questo, sì, nel kit completo. E con questo appunto potete fare parecchio lavoro, insomma, ecco, oltre alle due collane potete fare dell'altro oppure appunto scegliere un'altra opzione. Adesso io sposterei questo kit e lo metterei qui, che così dopo casomai lo faccio rivedere. E vi mostrerei invece, ecco, per esempio, intanto vi voglio mostrare come ho lavorato sul cappello con questi fiori.
che secondo me sono più carini. Ecco, sembro il coniglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ecco, vedete, cappello, per esempio. Ecco, e adesso vi faccio vedere un'altra collana. Questa non è nelle spiegazioni del kit. È una collana che ho fatto così per voi oggi pomeriggio perché mi pareva di, siccome era tanto che non ci vedevamo, insomma, vi volevo regalare tantissime cose. Questa è una collana che io ho fatto appunto utilizzando comunque sempre i fiori che sono spiegati in queste nuove interpretazioni delle fustelle, diciamo in questo video corso, che mi sono solamente dimenticata di dire una cosa importantissima: il video corso sarà in offerta fino a domenica a 14 ore. 14 euro, perché stavo pensando che vi dovevo dire che è un videocorso di 2 ore praticamente, quindi 11 progetti nuovi più le due collane, più il montaggio delle due collane, quindi è un videocorso molto molto sostanzioso, diciamo così, e sarà a 14 euro fino a domenica, tutto il venerdì, sabato e la domenica sarà a 14 ore, anziché a 14 euro, sì, lo volevo dire 14 euro, fino a 14 ore, anziché a 28, diciamo che abbiamo mantenuto la solita formula, diciamo, del metà prezzo fino a, però questa volta appunto per un giorno in più, quindi fino a domenica, per dare l'opportunità a tutti quanti di vederlo, di acquistarlo a 14 euro. Il cappello mi ha rovinato tutta la mia bella frangetta. Va bene. Allora, vi ripeto appunto che ho preparato questa collana qui e io l'ho fatta proprio abbastanza semplice, in modo che anche chi non ama le cose particolarmente particolarmente elaborate la può preparare. Allora, io ho inserito e le ho inserite nel sito questi due cuoricini che naturalmente si trovano in natura così. Anche nel sito. Eh? Anche nel sito. Sì, e anche nel sito li trovate così. Io li ho semplicemente rivestiti con del filo, cioè con del velluto tagliato, diciamo a striscioline così, poi tirato, in modo che diventi un tubolarino, e poi ho rivestito il mio cuoricino così, un po' alla volta, senza tirare troppo appunto il filo, naturalmente con un punto di colla nel punto dove parto, e un po' alla volta rivesto di velluto il mio cuoricino. Una cosa direi abbastanza tranquilla, non mi metto, abbastanza semplice, non mi metto adesso a fare tutto quanto il rivestimento perché sì, non richiede nessuna facoltà particolarmente, sì, insomma, ecco, diciamo che non occorre essere dei geni. Questo qua è semplicemente rivestito, questi li ho rivestiti, uno di verde e uno di... col tubolare con il velluto verde, uno con il velluto prugna. Dopodiché ho usato quei passantini di cui vi parlavo prima, che servono per fermare appunto il velluto, per fermare tutto, insomma, in modo che non si apra. E poi mi sono agganciata con degli anelli al cuoricino e ho attaccato la mia collana brunita, alla quale dopo sono andata ad attaccare vari fiorellini, non troppo grandi, ne ho attaccato, vabbè, un paio di un po' più vistosetti e gli altri appunto più piccolini. In questa ho sfruttato anche cose che avevamo già imparato a fare insieme, tipo questo il fiore intrecciato, oppure il fiorellino piccolino di anemone. Ecco, e poi qua c'è sempre la mia, sì,
Allora, il kit non comprende il videocorso, una nostra amica ci sta chiedendo se il kit comprende il videocorso. No, il kit è a parte perché potrebbe anche essere che qualcuno, cioè che qualcuno ha interesse solo per il videocorso perché magari il materiale ce l'ha già a casa e quindi non necessiti del kit. Invece, chi invece vede il videocorso e ne resta appunto sì, resta appunto colpito e ha voglia di fare, allora c'è a disposizione il kit. Ecco, questa è una collana, è una delle idee appunto che vi volevo dare qui appunto in diretta. Allora, adesso leviamo il cappello, volevo farvi vedere lavorando con, lavorando con dei colori diversi, diciamo, dal solito, dei colori i gialli, i viola, il rugna. Io ho inserito lo stesso i fiori rosa, perché il rosa, nonostante tutto, sta benissimo anche con l'arancio, qui c'è il fucsia. Ho proprio messo dentro colori primaverili perché adesso, insomma, ho deciso che adesso abbiamo voglia di un po' di colore, un po' di fantasia, un po' di movimento. Insomma, basta sempre con i colori scuri. Adesso è ora di primavera. Qui, vedete, ho inserito, adesso ne approfitto per mostrarvi, un ramo. I rami che voi conoscete perché i rami io li ho utilizzati spesso, insomma, facendo la fioraia, chiaramente rami ne mettiamo spesso, ma li ho fatti con le sagome del tripudio. Il tripudio, è la fustella con la quale abbiamo fatto proprio il fiore del tripudio, quello con tutte le perline che è nel videocatalogo. Ecco, mi pareva fosse troppo limitativo fare solamente il tripudio con quelle sagome e così abbiamo fatto i rami. E domando alla mia assistente se mi va a prendere i rami per cortesia che sono sull'angolo della tavola, perché adesso qui con voi in diretta vi voglio anche mostrare come ho montato queste foglie. Allora, ecco qua, questi sono i rami che ho fatto con le sagome del tripudio. Allora, intanto voglio farvi vedere che l'ho fatto anche con il rosa, rosa chiaro e rosa scuro, rosa e rosa chiaro, e mi piace proprio tanto, perché devo dire la verità, insomma, che inserito poi in contesti di lavori, appunto, dove utilizzi i bordeaux, si utilizzano i rosa, anche il ramo di questo colore anziché il verde è veramente bellissimo. Ecco, questo invece è un ramo verde fatto sempre con le foglie del tripudio, che anche questo secondo me è proprio carino, insomma, perché i rami sono sempre importanti in tutte le nostre lavorazioni, nel caso noi vogliamo fare appunto. Intanto passiamo sempre alle uova, ma poi, oltre alle uova, pensiamo anche, non lo so, ai fuoriporta, ai giri nei vasi delle candele, ai centrotavola. Spesso e volentieri, appunto, il ramo è indispensabile proprio per dare leggerezza al lavoro. Quindi rami con ramo con il verde, ramo con il rosa e ramo anche con il rosso e con il bordeaux. Ecco qua. Anche questo lo stavo cercando di farvi vedere un po' tutti quanti i colori. Anche questo qua, secondo me, è carino, insomma, come idea. Ma perché non si può avere il kit con i petali fustellati? Sì, Daniela, questo sicuramente, basterà che tu, appunto, magari prima di fare l'ordine, insomma, magari ci mandi un messaggio su Facebook, su Messenger di Facebook, la pagina della fioraia, e ci si mette d'accordo, insomma, a farti avere, diciamo, il kit con i petali fustellati, in modo che tutte quante, insomma, possiate avere la soddisfazione di fare i vostri lavoretti per la primavera. Ecco, quindi mettiamo le foglie a riposo e andiamo avanti a farvi vedere le cose che si possono fare con questi fiori tutti belli, leggeri. Allora, questo l'abbiamo visto.
ed è la decorazione di un vaso. Qua di buono c'è anche che il vaso è bello, devo dire la verità, e quindi tutto quanto sembra più cose, perché devo dire, insomma, che se sei aiutata da dei buoni supporti, insomma, sicuramente poi tutto quanto risulterà più semplice. Adesso vi voglio far vedere un cestino. Ecco, un cestino. Ecco, vedi che questo. Allora, questo è un cesto che io ho preso quest'estate al mare, perché c'era questo ragazzo che veniva dal Senegal e faceva questi cesti, fa questi cesti durante l'inverno e poi d'estate li va a vendere. Io ero con il camper in riva al mare e questo ragazzo che aveva capito che io avevo il cuore tenero passava continuamente, io ogni volta che passava compravo i suoi cesti. E adesso mi sono trovata un po' di cesti là, ho detto ma scusa, sarebbe quasi quasi il caso di cominciare a lavorarli. E allora, ecco, questo è un cesto colorato dove io ho messo la frutta, guarda c'è anche dentro ancora la frutta, ecco qua. Mi piace di più che questo stia su e questo stia giù. Ecco. E praticamente, insomma, ho lavorato questo cesto con i fiori. Vedete, ho lavorato perfino con colori assolutamente improbabili, perché perfino con questo verde così super vivace, e con i gialli, con il color giada, con i viola. Perché il cesto in realtà richiedeva questi colori, dal momento che il cesto è tutto fatto con le tonalità dei verdi, verdini, giallini, viola, così. E quindi mi piaceva l'idea appunto di lavorare il cesto con. Queste sono sempre opzioni che esulano, diciamo, dai soliti colori, diciamo, quelli, i soliti nostri, rosa, rosellino, rosellona, eccetera, eccetera, il bordeaux e compagnia bella. Allora. Però, siccome non voglio tradire le mie origini, ecco qui, vi voglio mostrare, guarda, non ci sta nemmeno dentro nell'inquadratura, vi voglio mostrare come la collana che io sto indossando, una volta aperta e lavorata con il ramo, i famosi rami modellabili, e con il ramo che vi ho mostrato prima, il ramo fatto con le foglie del tripudio. Ecco, e dopo che cosa ci ho messo? Ah, e dopo ho messo anche un ramo fatto con le foglie del tripudio, però in verde. C'è una cosa che vi voglio dire prima che io mi dimentichi, ve la voglio dire. Allora, questi 11 progetti sono fatti soprattutto con la fustella del girasole e con la fustella della dahlia. Allora, è importante dire questo, non è che uno per fare la collana poi si deve comprare tutte e due le fustelle, cioè, anzi, se le vuole comprare le compri pure, ma se invece magari ne ha già una e vuole mettere appunto in pratica, intanto lavorare con. Può fare i fiori anche tutti quanti fatti con la fustella del girasole, anche se nella collana ci sono anche quelli fatti con l'anemone e quelli fatti con la fustella della dahlia. Quindi voglio dire, uno può insomma intanto mettere a frutto quello che ha, insomma, ecco. Se invece ha magari già quella del girasole, dice guarda, me ne compro una e con quella faccio 11 progetti nuovi, insomma, tutto è possibile. Comunque, guarda, devo dire la verità che utilizzando questo supporto per ghirlande, che è sempre in vendita sul sito con il nome di. Dring. Il kit. No, il supporto. Ghirlanda con supporto. Ghirlanda con supporto. Adesso ho cambiato il collaboratore e non ho più Riccardino, ma come ho la Caterina. Stavo leggendo che si era collegata a Anna e non so se ha sentito dei nostri auguri. Ah, si è collegata Anna Reali. Anna. E ti ho fatto gli auguri pubblicamente. Pubblicamente ho fatto gli auguri perché sei una persona molto molto speciale. Allora, andiamo avanti.
Allora, qui ho utilizzato un supporto di questi che sono quelli che si possono utilizzare come per lavorare il centrotavola, per lavorare appunto i vostri progetti che volete vengano in verticale. E quindi ho utilizzato uno di questi di metallo con un diametro di 30 centimetri e poi ho utilizzato le foglie appunto utilizzate, cioè con la fustella del tripudio e le foglie, ecco le foglie, le stesse foglie in rosa e poi quella che sarà la collana spiegata nel clip che appunto sono andata promuovendo il videocorso che ho promosso pochi minuti fa e naturalmente anche il kit se appunto avete voglia di avere un po' di materiale da poter lavorare, anche questo kit è molto ricco. Ora mandiamo un attimino a riposo questo e non so neanche come fare a prenderlo, perché anche questo è un po' grandino, perché come vi ho spiegato tante volte, ecco qua un altro lavoretto e qua la fioraia è sparita. Allora, sempre per parlare del nostro amico del Senegal che vendeva i cesti, ecco qua, e che durante l'inverno intreccia e durante l'estate se li fa, cammina lungo la spiaggia cercando di vendere le sue cose, ecco qua, ha trovato la fioraia e la fioraia ha riempito il camper di cesti, naturalmente. E oltretutto, devo dirvi una cosa, lui li bagnava perché di sera, cioè alla fine della giornata, per poterli trasportare, per poter andare in giro, li bagnava e li faceva, e qui per poterli schiacciare. E la mattina li ribagnava per poterli far tornare in forma. Quindi tu il cesto lo io il cesto l'ho comprato completamente fradicio. E non è che sapessero proprio un odore buonissimo quando erano tutti quanti bagnati, però ho riempito il camper lo stesso, anche se mio marito non era contentissimo, perché mi sono innamorata di queste ceste. Questo è molto grande e l'ho lavorato con praticamente due collane come quelle che ho al collo io, una di qua e una di qua, le ho legate al manico. Poi ho messo, va bene, i rami di foglie e ho messo i rami modellabili, i rami modellabili che sono sempre una cosa molto 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 interessante. Ogni tanto dico, boh, quando finiscono non li compro più e invece poi finisco sempre per riassortirli perché vedo che offrono tantissime possibilità e quindi insomma ogni volta io trovo che li sfrutto sempre molto facilmente e quindi mi piace tantissimo averli. E adesso mettiamo a riposare anche questo. Allora, come vi avevo promesso, allora, collane, collanine, collanette, ma come vi avevo promesso, vi volevo mostrare le foglie, quelle del tripudio. Allora, questa è la foglia della sagoma grande del tripudio, che io lavoro appunto sempre con il filo, in questo caso l'ho usato doppio perché c'è bisogno di un po' più di sostegno perché la foglia è un po' più grande. E dopo molto semplicemente la vado, io la foglia la lego al ramo, ecco, oppure così. Su qualsiasi superficie, ma in realtà sono foglie davvero davvero bellissime perché non sono troppo pesanti, perché vedete tutte queste seghettature così rendono la foglia più leggera, perché l'idea di questo videocorso deve essere un'idea di leggerezza. Quindi questa è la più grande, poi abbiamo questa che è quella, diciamo così, la sagoma più piccola. E poi c'è una sagoma ancora più piccola che mi sono fatta da sola, praticamente tagliando e riducendo la foglia del tripudio. L'ho tagliata qui sotto, vedete? L'ho tagliata qui sotto, così, e ne ho fatto una foglia piccolina, perché se la devo mettere sulla collana, per esempio, perché qua tutto nero, tutta cosa, magari non si vedrà niente. Se la devo mettere sulla collana, la foglia mi va,
piccolina così. Ecco, ed è sicuramente bellissima anche questa idea. E questa me la canto e me la suono, mi dico che è bello quello che ho fatto. Beh, insomma, portate pazienza. E appunto, eccola qua la foglia piccina che appunto può essere utilizzata per i rami piccoli. Se invece devo fare un lavoro di decorazione, un lavoro grande, le foglie grandi mi fanno molto più lavoro e quindi vado sicuramente meglio. Io questo lavoro qui ve l'ho, come monto queste foglie, ve l'ho mostrato altre volte, ma lo faccio per magari se per caso c'è qualche amica nuova che non ha mai visto, mi fa piacere far vedere appunto come lavorare. Allora, adesso vado a lavorare la parte di qua perché questa l'ho già fatta, ma chiaramente quando vedrete come ho lavorato questa capirete come è stata lavorata anche questa qui. Allora, vediamo. No, facevo il contrario di quello che dovevo fare. Allora, prendo le sagomine. E metto, mi preparo con la sagoma così. Allora, la sagoma ha un po' una forma e va, diciamo, verso così, va verso sinistra, destra, non lo so. Ecco, al filo do la stessa inclinazione, cioè prima di mettere la colla faccio una prova e guardo se il filo mi segue la forma della foglia. Dopodiché metto la colla sulla parte centrale della foglia e ci vado a mettere sopra il filo. Prima che si asciughi, vado a mettere sopra, ecco qua, la foglia. Facendola perfettamente aderire. Ecco, intanto alla parte centrale. Nel caso non siate magari espertissime, non siate dei fulmini di guerra, se vi si è già asciugata la colla nel momento in cui voi dovreste andare a mettere sopra la foglia, ripassate sopra al filo animato un altro filetto di colla. Adesso io ho attaccato la mia foglia, ma ovviamente è aperta completamente nei bordi. Ma questo lavoro lo faccio in questo modo, il fatto di l'attaccare la foglia. Allora, con la punta della pistola, che io vi consiglio sempre le pistole, non è perché le vendo, ve le consiglio perché sono proprio una grandissima risorsa, le pistole con il beccuccio sottile. Allora vado, vediamo se, ecco così, alzo una parte e sotto vado a mettere la colla, pochissima, ne metto poca e arrivo fino alla punta del disegno, perché se non arrivo alla punta, ovviamente mi resterà. Arrivo alla punta della foglia, altrimenti mi resta aperta. Adesso qua lo stesso, vado fino alla puntina e faccio aderire. Vado. Qui si tratta, e qui ci vuole un pochino di esperienza, di calibrare la quantità di colla che farete scendere, cioè quindi dovete avere la sensibilità appunto di non schiacciare troppo per non farne venire fuori troppo, altrimenti quando appoggiate vi esce fuori tutta la colla. Voi dovete mettere quel poco di colla che basta per far aderire perfettamente la fogliolina. Ecco, adesso la mia fogliolina è pronta, vi metto, ecco, la mettiamo contro uno sfondo chiaro così lo vedete. La vedete meglio. Ecco, questa adesso va semplicemente legata a un filo di ramo, a un ramo. Adesso, ecco qua, un ramo per esempio così, io passo, lo incrocio.
e gli faccio fare il giro. Così, praticamente gli faccio fare due giri intorno al ramo, dopodiché giro le foglie così. E dopo, siccome il filo che ho inserito al centro è un filo animato con un filo di ferro, praticamente io do alla foglia la forma che voglio. Elementare, Watson. Ecco qua. Allora, mi pare di avervi fatto vedere tutto. Sono quasi sicura di avervi mostrato tutto. Sì, perché vedo che non c'è più niente intorno. Allora, ricapitolando, oggi andiamo. Ti arrangi tu. Bene, mi piace avere un assistente. Allora, ragazze, ricapitolando, oggi vi ho proposto un videocorso che vi dà la possibilità di ricavare altri fiori e altre lavorazioni dalle sagome che avete nelle fustelle o che magari non avete e magari vi verrà voglia di comprare. C'era una signora che chiedeva se c'era anche qualche fiore con la peonia, ho detto che rimedieremo. Sì, sì, io non volevo fare un lavoro che comprendesse troppe fustelle, nel senso che se io andavo a fare delle collane dove era necessario avere 4-5 tipologie di fustelle, probabilmente insomma non sarebbe stato proprio quello che voi volevate. Quindi ho detto le raggruppiamo a tre. Di modo che uno volendo con uno, con due fa già un bel po' di lavoro. E comunque il mio lavoro è quello di darvi la possibilità di fare più cose possibili con le vostre fustelle. Quindi io continuamente andrò a presentarvi altre proposte, altri fiori, altre cose. Quindi sicuramente insomma sarà una cosa che andrà, che nel col tempo andrò a fare sicuramente. La fustella dell'ortensia l'abbiamo è messa? Ecco, perché anche per l'ortensia alla quale abbiamo dato non troppo spazio, devo dire la verità, anche con quella faremo dei progetti e faremo delle cose che ogni tanto già sì, che così insomma sarà sì, vi darà modo di fare delle lavorazioni diverse da quelle che, ecco, questa per esempio ci abbiamo fatto l'ortensia, ma si possono fare anche tantissime altre cose e ve le voglio far fare. Ecco, allora, dicevo che appunto ho preparato questo videocorso in cui voi imparerete a fare 11 tipologie diverse di fiori nuovi, tutti fiori belli, soffici e leggeri. Ecco, questa è la fustella, una delle ultime che abbiamo pubblicato, è quella che noi chiamiamo la fustella color dell'ortensia, perché noi con questi abbiamo fatto dei fiori di ortensia che ci sono proprio piaciuti tanto. E con questa, appunto, siccome questa è rimasta l'ultima, questa avrà uno spazio dedicato sicuramente per tutto per lei. Ecco, e adesso mettiamo a riposare la fustella dell'ortensia. Per ora ho lavorato questi fiori per la maggior parte con la fustella del girasole e della dahlia e dell'anemone. Che dire, ecco, con questi 11 progetti poi ci ho preparato due tipologie di collane, una è quella che indosso e una è questa qui. Tutto il materiale che è stato usato appunto per realizzare queste due collane e anche materiale in più per poter fare anche poi altre cose, è tutto presente nel kit che è appunto in vendita sempre sul sito, che è appunto il materiale per fare questo tipo di lavoro, ma per fare in generale tante delle cose che io faccio, perché alla fine i miei materiali sono
sempre quelli, insomma, che io lavoro, quindi lavoro le palline di carta, lavoro i velluti, lavoro la licra, lavoro i fili di ferro, i fili di alluminio, scusate, lavoro le perline vintage, quelle piccoline, le perline di conteria, insomma, diciamo che è un po' un riassunto di tutti quanti i nostri lavori. Qui con voi, qui diciamo così, ho proposto questa collana che non è compresa nel videocorso. Nel videocorso ci sono solamente qualcuno dei fiori che sono in questa collana, ma non ho spiegato a fare la collana perché quella ho cercato così di spiegarvela un po' velocemente, diciamo così, con questi rivestimenti che ho appunto lavorato, rivestendo la parte, diciamo così, che potrebbe sembrare più complicata, appunto, è quella di questi due cuori di velluto che ho fatto rivestendo due cuori di zama, che tra le altre cose sono in vendita sul sito, sono stati caricati sul sito, quindi a chi piace, insomma, questo genere, questa cosa, li può appunto, li può acquistare. Sono tra nella, com'è? Cuori? Come sono? Anellina, anellina, cuori con anellina. Cuori con anellino, ecco, cioè non è che fosse difficile, però insomma vabbè. Allora andiamo avanti. Appunto, qui c'è un'altra collana e poi vi ho fatto vedere varie cose fatte con le fustelle, scusate, che potrete realizzare con questo videocorso. Ecco, qui ho velocemente le foglioline fatte con le sagome del tripudio e le foglie, devo dire la verità, che per chi fa fiori sono fondamentali. E queste qua sono sicuramente tra le sagome più belle che abbiamo avuto in questi ultimi anni. Ecco qua, questa è la sagoma del tripudio grande, questa è quella, la sagoma del tripudio piccola, e questa qui è quella piccolissima che ho elaborato io tagliandomi un pezzettino finale della foglia, quindi insomma diciamo così che questi sono, diciamo, elementi fondamentali, insomma, le foglie per un lavoro, per chi fa fiori, insomma. Ecco, qui passo a farvi rivedere velocemente quello che ho fatto io, diciamo, con questi fiori, con i fiori che appunto sono spiegati nel videocorso, utilizzando dei colori molto molto più vivaci perché li volevo far andare bene sul mio cestino che era colorato, e quindi i fiori li ho fatti in tema con i colori del cestino. Qui lo stesso ho voluto mostrarvi come lavorare colori, insomma, completamente, sì, diversi dal solito, partendo dal fucsia e comunque mettendoci sempre i rosa, il lilla andato insieme con il ruggine, col viola, con il giallo. Qua abbiamo il nostro ramo e poi tutti quanti i nostri bei cesti. Li avete da vendere. Sì, raccontavo prima che i cesti li ho acquistati ogni giorno che passava sì, beh, vendo questi qui, sì, io questi li ho presi per lavorarli, per venderli, certo. Ecco, e appunto questa è un'altra opzione, diciamo così, di lavorazione. Qui per le affezionate del rosa abbiamo questa struttura sulla quale ho lavorato con il ramo modellabile, i rami miei poi di foglie e la mia collana praticamente, che però l'ho messa aperta e l'ho messa su questo, così l'ho lavorata. Ecco, vorrei che apprezzaste anche voi, perché a me piace tantissimo, l'idea di questi fiori così morbidi. Mi piacciono tanto. Via anche questa, e adesso prendiamo il cesto. Ecco qua. E questo non oggi, in questa occasione, ecco qua. In questa occasione devo dire, non ho tolto le foglioline
Aspetta, non ho tolto le foglioline verdi non ho tolto le foglioline verdi dai rami modellabili, che hanno sempre queste foglioline verdi, che di solito tolgo, ma questa volta qua, siccome mi facevano un po', mi davano un po' l'idea della primavera, io ho voluto lasciare, anche se sono leggermente violente, però insomma alla fine le ho lasciate, ma comunque sì, è facile toglierle, insomma non è un problema. Basta tirarle, vengono via subito, quindi non è, ecco, vedete, tolta la fogliolina, quindi diciamo che insomma è una cosa abbastanza rapida. Ecco, allora, adesso vi ho mostrato davvero tutto quello che avevo pronto per voi, nonostante avessi il mostro in casa. Ho comunque lavorato lo stesso, pensando sempre appunto che avevo voglia di arrivare nelle vostre case con qualcosa di nuovo. E quindi, insomma, questo mi ha aiutato, insomma, anche a passare il tempo e anche, insomma, a non pensare così, insomma, al periodo che non era dei migliori. Allora, che dire? Il videocorso di queste, appunto, dove vi do qualche idea in più, insomma, su come utilizzare le vostre fustelle, è un videocorso molto lungo, perché è un videocorso di 2 ore, 1 ora e 40, mi ha detto la Caterina, 1 ora e 40, giustamente, quindi insomma un videocorso importante, insomma, ecco. Quindi questo sarà in offerta a 14 euro anziché 28 fino a domenica sera. Quindi dopo vi volevo dire appunto che ho anche proposto un kit abbastanza cicciotto, diciamo così, bello sostanzioso, dove ci sono molti elementi che vi possono aiutare a fare appunto queste creazioni che voi avete visto. Ecco, allora, io spero appunto di avervi fatto compagnia per questa oretta. Sono stata come al solito molto lunga, perché quella è la mia indole, però nonostante tutto, insomma, io sono stata bene con voi, per me è stato un piacere rivedervi, ero quasi preoccupata, un po' emozionata, perché insomma era tanto che non ci si sentiva, però insomma sì, era importante insomma, ecco, ritornare con voi e tornare alla vita. Mi chiede Daniela se il video è su chiavetta. No, il video si acquista semplicemente sul sito, e c'è una presentazione, cioè dove c'è la presentazione di questa diretta, c'è un link che vi porta direttamente sul sito, quindi voi potete acquistarlo direttamente passando da Facebook e andando direttamente al sito. E vi ricordo che i miei videocorsi, per chi non avesse mai li avesse mai acquistati, sono sempre c'è sempre il videocorso, c'è la scheda, potete scaricare la scheda con i disegni, c'è il PDF, scusate, con i disegni delle sagome, perché anche se li potete ricavare dalle fustelle, ma chi non ha le fustelle li può ricavare, le sagome ci sono tutte. E poi ci sono i quantitativi di merce che vi serve, i quantitativi i tagli che dovete fare, e insomma tutto quello che non vedete nel videocorso, diciamo così, è specificato. Che tipo di Big Shot ci vuole? Ci vuole la Big Shot normale, se avete quella grande, buon per voi, ma se avete quella piccola va bene uguale, perché queste sono tutte fustelle che, anche se sono grandi, però sono larghe 15 centimetri, quindi possono essere lunghe, ma sono larghe 15 centimetri, quindi passano sulla Big Shot normale. Oh, la mia amica Nadia! Ho un po' di. Ecco, vedi, mi fai i complimenti, che quelli fanno sempre bene all'anima. Va bene, io vi mando un bacio. Adesso non passerà più molto tempo prima che ci rivediamo, perché ho tante cose che vi voglio mostrare, tante cose di cui vi voglio parlare, e avrete presto mie notizie. Vi mando un bacio. Ciao, buon pomeriggio.